Vincenzo Fiorillo, e nella storia del Pescara due partite per raggiungere le stesse presenze, il numero delle stesse presenze di Paolo Bordoni, e davanti c'è solo Gino Dicenzo, indimenticato portiere del Pescara. Sì, se non sbaglio, come mi ha detto Massimo, forse con la partita contro il Padova riuscirei a superare Paolo, che è a 139. È un traguardo di cui sono, dico la verità, orgogliosissimo, perché non tanto per il record in sé, ma per aver avuto la fortuna, ecco, di disputare 140 partite con questa maglia. Ci tenevo molto e spero di, non dico di raggiungere Gino perché ora è un po' presto, però quello sarebbe davvero un bel traguardo. Sei già una bandiera dei tifosi della piazza? No, io non sono una bandiera, io sono una persona che non veste panni del calciatore, quindi sono apprezzato perché forse non indosso tante maschere, quindi fino ad oggi quello che ho detto l'ho sempre dimostrato poi in campo, quindi se uno dà credibilità alle parole che dice è più facile essere apprezzati. Parliamo di calcio giocato, di questa gara di lunedì a Crotone, dove ritroverete anche due ex, Pettinari e Benali. Sì, due ottimi giocatori, lo dicevo già prima, ma tutto sommato una buona squadra che quando incappi in queste annate non è semplice venirne fuori, ma questo non vuol dire che in una partita singola non ci siano difficoltà, perché conosciamo bene quel campo e andare a prendere i tre punti lì sarebbe importantissimo. Il Benali che nella gara di andata ti giocò un brutto scherzo con quel gol da quasi 60 metri. Sì, Benali fece una prudenza che secondo me in questo campionato pochissimi giocatori riescono a fare, ma lui, come ho detto già prima, per la categoria secondo me è un lusso. Speriamo adesso noi di fargli uno scherzetto lunedì sera.